Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo e oggi siamo tornati su The Sims. Signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e dobbiamo cercare di riuscirci tutti quanti insieme, signori. Allora, oggi nuovo episodio del nostro bellissimo The Sims, con il nostro bellissimo Tino Ammazza che si sta appipitando tutto. La cucina è un gran delirio, signori. Quindi vediamo anche un attimo di ripulire tutto quanto. Ripulisci, perfetto. Lui per essere promosso ci siamo? Sì. Abbiamo tutti quanti gli penso, signori. Penso che dovremmo avere tutti gli cosi per essere promossi. Pensa di sì, pensa di sì. Questa sta ancora a dormire. Sì, a quanto sei arrivata, zia? Tanto per capire. Terzo trimestre partorirà fra quindi Peppino potrebbe diventare padre già in questo episodio, signori. Nel scorso video, se non sbaglio, c'è stato la procreazione e in questo già subito lo facciamo nascere, signori, lo facciamo nascere. E quindi io direi di sì, andiamo avanti un attimino con le tempistiche in tale che lui qua lavora tutto, bravissimo, perfetto. Zio, questo che fa? Lasciamo qua per gli amici? Pulisci pure questo, zio, che cuoco sei? Dai, dai, dai. La spazzatura la dobbiamo buttare, svuota i rifiuti, zio. E un'altra cosa, le bollette le abbiamo pagate, così tanto. No, prendiamola, prendiamola apposta, prendiamola apposta. Non c'erano bollette, ma prendiamola apposta. Detto questo, andiamo a servire la colazione, uova e toast, che non è niente male. Lui a che ora va a lavorare? Scusatemi, lui va a lavorare. Come non ha iniziato? Porca paletta ambriaca, esercitati pure a fare il mix, fai tutto, dobbiamo essere carichi per la promozione, signori, dai, 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 dai. Ha raccolto la cassetta della vostra, e che c'è stava scritto? T? Niente, non sembra avvilito per la quale, questa le sta svegliando la suona, Lucina inizierà a lavorare fra circa un'ora, come cazzo la di circa, come, svegliati zia, questa sta per andare a lavorare, e sta ancora qui a poltrire nel letto. Ma che cazzo la sta mandando? Allora, intanto vai in bagno, subito, subito, veloce, 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 veloce. Usa, ma questo andrebbe pulito. Vabbè, dopo qualcuno lo pulirà. Qualcuno poi dopo lo pulirà. Fai lì, poi ti fai una. Che ore sono? Le 8:30. Ce la fai a farti una doccia veloce. Bravissima, nel frattempo Tino sta finendo di cucinare. Bravi così, il bimbo dorme, siamo tutti contenti. Ok, Tino, quanto cazzo ci stai a cucinare? Dai, quella perché è tesa? Esercizio fisico insufficiente. Ma se sei incinta, come fai a pensare all'esercizio fisico? Tino, Tino, c'è un problema. Ti sei scordato, Tino? Tino, ripara. Tino. No, 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 niente. È solamente una fiammetta così per quella. Se n'è andata a lavorare, vabbè. Dettagli, dettagli, signori. Dettagli. Tino, che cosa c'ha? Lucia si trova al lavoro, perfetto. Tino non si sta a divertì e non si sta. Spegni che la luce la paghi tu, zio. Allora, qua ci siamo. Prepara cibo al 50%. Il bimbo dorme ancora. Bene. Dai così, non ti preoccupare. Tu pensa a shakerare. Shaker, shaker come shaker. Guarda, ormai è diventato un pro, Tino. Tino, ormai è diventato un pro, signori. Non si scherza con Tino. Allora, abbiamo fatto questo a cazzarola. C'ho ancora il 50%. Va bene, allora facciamo una cosa. Andiamo a riparare questa cosa di qua. Smettila. Andiamo a riparare. Dopodiché andiamo a inforna. Che cosa? I grissini. I grissini. Così dovremmo completare l'obiettivo del. Almeno spero di che completiamo l'obiettivo del coso. Il bimbo dorme. Siamo tutti contenti di questo. E va bene così, signori. Acceleriamo un po' di tempo. Acceleriamo un po' di tempo. E Tino ha riparato. Beh, Tino oramai lo chiamano il riparatore di tutto. Cosa possiamo fare qui? Social network da familiare, carriera, acquista abilità, cottura al forno. Non sapevo. Donami, scrivi barzelletta. Scrivi. Scrivi. Social network. Crea un profilo? No. Una carriera, scrivi altre scelte. Internet. Ricerca, naviga, leggi, curiosità, esplora, esplora, guarda, esercita, ordine, socializza, aggiorna, apri da qui in altre scelte, scrivi, dona, scrivi, social, unità familiare, compra una clinica, compra un ristorante, compra un negozio, adotta, adotta, adotta un gatto,
Possiamo adottare un bambino, signori? Porca miseria, ancora non ha finito questo di fare le cose. Tutto questo allo stereo non l'hai spento, ti? E la radio, sì, la radio. La luce chi la paga? La luce chi la paga, Tino? Porca miseria, porcaccia di una miseria. Oh, questo l'abbiamo completato. Mamma mia, c'è una cucina che... C'è una casa che fa pena, zio. Diamo un attimo una pulita a casa. Mamma mia, Tino mio. Ma dai una pulita a casa, forza, veloce. Pulisci tutto, zio. Pulisci, 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 pulisci. Non siamo molto socievoli. Allora, chiamiamo... Chiedi un appuntamento a chiacchiera con Daniela Lombardi. Chiacchieriamo con lei. Chiacchieriamo con lei. Prima pulisci tutto il mondo. Prima pulisci tutto il mondo e poi. Oh, si è alzato il bimbo. Che carino, il bimbo si è alzato. Bimbo, prendi una porzione. Molto affamato. Oh, stai andando a mangiare, zio. Non ti lamentare. Stai andando a mangiare. Ok, Tino sta socializzando. Anche se inizierà a mangiare tra un'ora. Inizierà a mangiare, sì, inizierà a lavorare tra un'ora. Allora, scusate un attimo, altre scelte. Cura del bebè. Cambia il pannolino. Lui sta mangiando e fai un bagno al bimbo. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Adì, che cazzo lo stai a fa? Guarda, ma che guardi? Devi cambiare il pannolino a lui. Zio, ma porca... Ma porca miseria, cambia il pannolino, non è difficile, non devi guardarlo, devi cambiare il pannolino, dai, dai, veloce, 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 cambia il pannolino quantomeno, sì, che problemi ha? Tutto questo Tino c'ha fame, oh, beh, e se ne sta andando a lavorare, mi sono dimenticato di chiamare la babysitter, ah, non possono essere lasciati a casa da soli, assumi la babysitter, ok, meno male. Meno male, è arrivata la babysitter. Salve, Nera, sono nuova babysitter, piacere, so fare tutto anche piuttosto bene e non ho nemmeno problemi a cambiare pannolini. Brava zia, dovresti cambiare pannolino però. Oh, attenzione, questa è stata promossa, autrice di titoli Esca. Guadagna 6 dollari in più, 29 all'ora, perfetto, ok. Quindi te ne puoi andare, che non si fa nulla, congeda. Perfetto, hai preso in braccio il oggi stiamo a fare proprio una giornata cura del bebè. Fai un bagno. No, no, ma porca. Allora, con lei non devi insegnare a parlare, devi fargli un bagno. Fai un bagno con schiuma. Oh, vediamo se riusciamo a farlo pulito, bambino, che è una fogna terribile. Riesci a fargli un bagno, zia? Non è difficile, sai? Riesci a pulire? Ok. Forse sei convinta. Ok, forse sei convinta. Ok. E gli stiamo facendo fare un bagno. Dopodiché, sempre lei deve prendere una porzione e mangiare. Lui che problemi c'ha? Lui si sta divertendo. Ok, lui si sta divertendo. Lui si sta divertendo e riesce ad andare in bagno? Cos'è? Sguazza dentro? No, non riesce ad andare in bagno. Allora, ma gliel'avete cambiato il pannolino a questo bambino? Altre scelte, cura del bebè. Fai un bagno, fai un bagno schiuma, cambia abito, metti a letto, cura del bebè, genitorialità, aiuta con i bisogni. Fai una faccia buffa, chiedi di pulirsi. Ma che cazzo la stiamo parlando? Come fa il bambino? No, state zitti! Non ti mettere a squazzare nell'acqua, ti prego, non ti mettere a squazzare nell'acqua. Sto un attimino andando in confusione. Scusate, fermi tutti! Ok, signori, mi mancava il vasino per il bambino, mi mancava il vasino per il bambino che dovrebbe un attimo, aiuta con il vasino, aiuta con il vasino, sì, aiuta con il vasino, magari Lucia, sai, tua mamma dovrebbe aiutarti con il vasino, smettila di mangiare! Mamma mia, che confusione, signori, io giuro che mando, dove è finita Tina? Che cosa sta facendo Tina? Ma Tina non si stava a fare la pipì di sopra? No, Tina ha fatto tutto. Ok, Tina c'ha fame. Ok, stiamo calmi. Tu devi andare in bagno. Vai in bagno, zia. Che problemi hai? Ma questa perché sta ancora qua? Ma non l'avevamo già cacciata questa? Te ne devi andare, zia. Te ne devi andare. E poi lei si vuole andare a coricare. No, non mi sembra il momento di andarci a coricare. Ma prendiamo nuovamente questo piatto di pasta e vediamo di... Chiama a tavola, prendi una porzione per Tina, mettila in inventario. Prendi una porzione, porca miseria. Quanto è complicato stare dietro a questi? Tu
piccola Tina, prendi una porzione. Si è presa 102 Simoleon, ma come si è permessa? E dopodiché vai a giocare, gioca dentro. Ok, dovremmo avere un attimino, ho preso la quadra della situazione, signori. Dovremmo un attimino avere la quadra della situazione. Quella sta mangiando. Lei sta prendendo un grissino e se lo sta mangiando sul divano, bene così. Lei che problemi c'ha? Lei ha sonno. Non ti puoi proprio andare a coricare mentre ancora tua figlia non è del tutto sana, nel senso, ma quando cresce questa? Quando è che passa d'età? Fra quanto? Oh, porca miseria. Giorni mancati, un giorno, ok. Stanno a squillare tutti i telefoni. Ho saputo la tua amicizia con la mano Candran, piuttosto che... Ma chi cazzo lo levano Candran? Anche lui sta squillando il telefono. Con Avani Candran. Ma chi cazzo lo è Avani Candran? Non si sa chi sia Avani Candran, signori, va bene. Io sto aspettando in maniera accesa che arrivi Tino, sperando che abbia ottenuto la promozione, signori. Forse sì, forse sì, forse Tino fra 2 ore torna a casa con la promessa. Chi è che sta continuando a chiamare? Corre voce che proprio ora ti sia una festa scatenata. Ma chi se ne frega? Ma non ci voglio andare alla festa alla mangiatoia. A disagio, perché a disagio, zia? Perché sei a disagio? Sfinimento. Bisogna ricaricare le energie. Devo andare in bagno. Ma chi è che deve andare in bagno? Dico di nuovo, ma questa fa ogni 2 minuti in bagno, signori. Ma che cazzarola c'hai? Oh, va bene che sei incinta, però porca miseria. Smetti di mangiare, smetti di parlare con lei e vai in bagno, zia. Vai in bagno, vai in bagno, vai in bagno, vai in bagno. E poi fai una cosa. Lei se ne va a dormire. Dormi, perfetto. Tu vai in bagno, dopodiché te ne vai a dormire. Oh, ci siamo, signori, ci siamo. Forse abbiamo raggiunto la quadra. Tutto questo dovrebbe tornare. Sì, l'ho capito che devi andare a dormire, ma se non fai quello che ti dico io, non ci puoi andare a dormire. Ok, quella. Cosa sta facendo, Tina? Smettila di giocare lì, Tina. Mamma mia, vatti a coricare. Attenzione. Il momento è clou. Stanno andando a dormire, finalmente, finalmente, signora. Torna Tino. Ora torna Tino e vediamo se ha ottenuto la sua promozione, signori. Vediamo se ha ottenuto la promozione, Tino. Il momento è importante. Tino mio. Oh, seleziona un ramo per Tino, chef o mixologo. Chef, per preparare cibo squisito serve un tocco speciale. Inizia il tuo viaggio per procurare emozioni forti a un sim con un piatto fin troppo delizioso. I premi includono la capacità di preparare torte di qualità superiore dalle 3 a mezzanotte, però 3 giorni liberi. Invece mixologo, 45 all'ora, dalle 18 all'una. No, no, capo chef. Capo chef, senza dubbio, signori, promosso a capo fornitore di catering, $10 in più, 57 totali all'ora, 600, no. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, lo ripari, Tina, al volo, sto coso, grazie, ti ringrazio. Ti ringrazio, non so quando è che Tino va nuovamente a lavorare, però va bene, domani gli tocca andare a lavorare, ok. No, siamo con Tino, porca miseria. Tino, devi ripararmi sto coso, non doveva ripararlo lei. Mi sto confondendo. Tino, ok. Questa ce l'abbiamo fatta, dobbiamo semplicemente alzare il livello dell'umore e preparare del cibo. Va bene. Mamma mia, che episodio infernale, signori, che episodio infernale. Mamma mia, mamma mia. Questa ancora non ha partorito? Questa ancora non ha partorito. Bene, signori, allora faccio un rapido taglio. Mentre aspettiamo che arrivi che questa si decida di partorire praticamente, direi che sarebbe anche il momento di fare un attimino di far nascere questa bambina o questo bambino. Chi lo sa? Lo vedremo fra poco, signori. Uno schiocco di dita e siamo pronti. Signori, 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 ci siamo, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, signori. Fermi tutti. Perché questa. Scusa zia, vorresti smettere di dormire? Bene, 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 ok, ce l'abbiamo fatta. Perché puzzolente? Che problemi hai? Ma non ci pensare che sei puzzolente. Non devi dormire! Stai per partorire, zia, porca miseria, porca miseria, porca miseria. Allora, fermi tutti! Oh, questa mi fa confondere, questa mi fa confondere. Allora, come cazzo la si faceva? Viaggio. Prendi la traduzione, fai volontariato? No. Pianifica? No, aspettate, no, no, si faceva così. No, 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 si faceva così. Sì, partorisci. Oh, perfetto, ok. Ma dove mi partorisci? Qua?
Cosa? Sono un attimino confuso. No, mi sta partorendo qui, signori. Sta per avere un figlio. Ma non volevo farlo così. Ma che cosa terribile. Ma non volevo farlo così. Ma che fa? Lo sputa ora. No, ma non volevo così. Ma che cazzarola. Volevo la scenetta. No, è una femminuccia. No, di nuovo. Di nuovo, un'altra femminuccia. Come cazzo la chiamiamo questa? Un'altra femminuccia, no? Ma Matino vuole il maschietto. Allora, intanto il cognome è sempre ammazza. Signori, a lei la chiamiamo Rella, ovvero per gli amici Ammazzarella, che non ci sta molto, però non mi sono venuti altri nomi in mente, quindi signori, abbiamo Ammazzarella, un'altra femminuccia. Ah, un'altra femminuccia, signori. Mamma mia. È nata la figlia di Lucia, apposta, un'altra bimba che grida e urla. Bene così, signori, bene così, ottimo. C'è il delirio più totale in questa casa. Il delirio più totale in questa casa. Nel frattempo Tina dice: ma che sta succedendo? E lui sta morendo di sonno, quindi lui si sta andando a dormire. Sta andando a dormire da sonno, non gli interessa di nulla. Non gli interessa di nulla. Te ti devi mettere a letto, non mi interessa, dovete dormire nella stessa stanza. Vai a dormire e tu addormentala. Addormenta Ammazzarella, dagli il bebè, perfetto, dagli. Me la fai selezionare cazzarola? No, non la possiamo selezionare. Ah, da qua, ok. Cambia il pannolino e falla dormire. Coccola, fai, parla, altre scelte, nutri. Fai passare da. No, 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 fai passare da, no, altre scelte, dondola, culla, coccola. Non so come cazzo, dondola. Non so come poterla fare addormentare, signori. Fai versetti, cambia pannolino, nutri, ha mangiato la bimba, quindi dovrebbe essere tranquilla. Detto questo, speriamo che sia tranquilla e tu vatti a coricare. Mamma mia, che situazione c'è. Mi sa che nel prossimo episodio dobbiamo un attimo modificare sta casa, signori. C'è un piccolissimo particolare di casa che va un attimo modificata, leggermente modificata, sono un pochino stretti, iniziano a stare un pochino stretti. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui nel canale, sul canale domani per un nuovo appuntamento. Mamma mia, che risate, signori, che confusione. Bella raga, ciao!